Non certo un buon primo tempo della Juventus contro l'Hellas Verona. 0-0, non sono soddisfatto della partita. Non si può giocare in questo modo, cioè nel senso, se giochiamo così e portiamo i 3 punti, benissimo così. Però ragazzi, bisogna fare di più. Bisogna fare molto di più. Primi 20 minuti, non dico sceni, ma perché a parte con quel tiro di De Paoli, stavano loro nella nostra metà campo e noi non uscivamo. Con quella conclusione lì al volo che di poco andava dentro, ragazzi. Ripeto, diciamo che mi aspettavo sicuramente un primo tempo migliore, ma mi aspettavo anche un paio di difficoltà in questo match. Diciamo che negli ultimi 20 minuti è vero che comunque noi siamo stati superiori al Verona a livello territoriale negli ultimi 20 minuti, però ragazzi, a parte una traversa di Danilo che ha tirato da calcio punizione, tacco, Danilo calcia, deviazione del giocatore del Verona, attraversa tutto l'incrocio, ma Danilo, senza quella deviazione, la palla secondo me sarebbe tipo andata alta sopra la traversa. A parte quel tiro di quadrato deviato, ragazzi, si deve fare di più. Cioè, la sostanza non cambia. Si deve fare di più. Si deve fare di più perché, comunque, il Verona è 18esimo. Ricordiamolo, non abbiamo creato particolari pericoli. E ci sono diversi giocatori che non mi hanno convinto. Ad esempio, non mi è piaciuto Parreira Necea, forse il peggiore in campo. Benino, Locatelli e Fagioli sta crescendo. Quadrado non sta spingendo così come De Sciglio. Ken sta facendo delle buone sponde. Bene Ken, anche se non benissimo. Mick si è visto poco, io non l'avrei fatto giocare dal primo minuto. E avrei messo Vlahovic con Ken. La difesa comunque, a parte quell'occasione lì del Verone, è stabile. È abbastanza stabile. Gatti sta facendo una buonissima partita così come Bremer e Danilo. Ma ragazzi, bisogna fare di più. Bisogna fare molto di più, magari sicuramente un Kostić una ripresa perché ci serve, secondo me, non magari subito, dipende. Se magari la Juventus la sblocca, Kostić non entra, ma Kostić, se la partita si mette male, deve entrare. Secondo me anche un Sulè può essere molto d'aiuto. Scusate. E poi anche, vabbè, Vlahovic, anche un Ealing Junior. E vediamo anche un po' di Maria. Anche Miretti può essere, ma tutti possono essere utili. Quasi tutti possono essere utili, vediamo un po' dalle statistiche, possesso palla nettamente a favore della Juventus che negli ultimi 20 minuti non ha dato palla a Verona che ha cercato più le ripartenze. Abbiamo fatto 0 tiri in porta nel primo tempo, contro i 2 del Verona. 5 tiri totali a Juventus, 5 tiri totali a Verona. Mamma mia, si deve fare molto di più ragazzi, si deve fare molto di più perché in realtà non abbiamo fatto la peggior stagione, no, la peggior prestazione della stagione, ma bisogna fare molto di più, ripeto. Più che altro Parreira Necea ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare sul centro sinistra, poi Fagioli sul centro destra. Locatelli mi sta piacendo perché non sto neanche sbagliando troppo. Playmaker puro. Quadrado molto difensivo, De Sciglio stesso discorso, anche se dalla parte di De Sciglio stiamo soffrendo poco, dalla parte di Quadrado invece molto molto di più. Si deve accendere un po' Milik, si deve accendere un po' la Juventus. Invece il Verona sta facendo sicuramente una buona gara. Peccato per quella traversa lì, però d'altronde ragazzi quel tiro di Danilo secondo me non finiva in porta, secondo me finiva se non magari o prima seriamente traversa, ma non credo, oppure la parava il portiere oppure andava alta. Cioè secondo me quel tiro di Danilo non era eccezionale, era abbastanza anche centrale quel tiro lì. Oppure, sì, diciamo centrale, più verso magari sinistra, alla sinistra del portiere, più che verso la destra, più che verso destra. Però, ripeto, questa Juventus deve fare molto, molto di più di quello che sta facendo. Ci vediamo nel secondo tempo. Un attimo, calma, perché è stata una partita brutta. Cioè, almeno a me la Juventus oggi non è piaciuta. Non è piaciuta. Mi è ricordata molto Juventus Udinese, ovviamente con delle differenze, però comunque è stata una partita nella quale abbiamo sofferto. Non ci hanno scacciato, non abbiamo sofferto da matti, perché sì, è vero che il Verona negli ultimi 15 minuti era in
nella nostra metà campo. Poi, per fortuna, con gli ingressi di Costa e cioè di Maria, comunque riuscivamo ad uscire un po'. Costa ci ha fatto un grande ingresso, sempre cross molto buoni. Peccato che non ci sia stato il raddoppio. Raddoppio che stava per avvenire con Gleison Bremer, che si mangia un gol clamoroso. Colpi di testa ai gatti, Bremer, da due passi. Bastava che la schiacciava di piede, cioè bastava che tirava di piatto e la segnava. Ecco, segnava il gol. Abbiamo sofferto, mi sono letteralmente cagato in mano quando ha tirato Terracciano, che è un bel giocatore. È un bel giocatore, tiro, Szczęsny fa una bella parata. E alla faccia di tutti quelli che ancora lo attaccano in maniera eccessiva. Anche beh, molti mi direte, ma la parata è sul suo palo, però c'avevano tutti, c'aveva praticamente tutti i difensori. E comunque non era per niente facile quella parata lì. Perché ripeto, c'erano tutti i difensori che gli oscuravano un po' la vista. Ecco, quindi è una parata non facile. Anche se chiaramente non è una grandissima parata, però ha fatto una bella parata. Poi, per quanto riguarda bene il gol di Ken, molto molto bene. Su una bella palla di Locatelli, che oggi insomma, ha giocato bene, anche stasera. Non un'ottima partita, ma ha giocato bene. Per Ken, che veramente vabbè. Da a 1,5 m basta che caccia e fa gol. La sblocchiamo e da lì diciamo che ci siamo un po' chiusi. Anzi, non ci siamo un po' chiusi, ci siamo chiusi. Ken viene sostituito e salterà la partita contro la Lazio. A me queste cose mi fanno uscire fuori di testa. Chiaramente Ken non è un uomo fondamentale, però è un uomo che comunque ha segnato pure oggi. Male Milik, male Milik. In genere, cioè Cuadrado non ha spinto, ha difeso Bergheita benino, ma poteva fare molto di più. De Sciglio ha fatto il suo, non ha mai sofferto troppo anche con Doig quando è entrato. Male Barrenechea, Fagioli bene, bene Locatelli, bene i tre dietro. Forse Bremer per quel gol mangiato lì, però comunque per quanto riguarda gli ingressi del secondo tempo, Miretti male nei primi 20 minuti, non mi è piaciuto minimamente. Poi però si sacrifica e fa un'ottima gara negli ultimi 20 minuti. Di Maria, ragazzi, diceva due colpi, ma non ha niente. Non mi è piaciuto particolarmente, però chiaramente si vede la classe di Di Maria, un qualcosa di incredibile. Vlahovic fa la sua gara e Filip Kostić, cioè il migliore probabilmente 3-4, entra, mette cross. Sincero, io Di Maria non l'avrei fatto entrare. Io chiaramente se fossi stato lì non so, però avrei fatto entrare magari un Sule. Ecco, avrei forse fatto qualche cambio diverso, però cioè, comunque nelle statistiche 10 tiri a 10, cioè il Verona ha tirato più in porta di noi, ragazzi. Il Verona non so se meritava il pareggio. Di certo non è stata una bella partita della Juventus nell'arco dei 90 minuti. Perché secondo me nel secondo tempo eravamo scesi molto bene. Cioè, molto bene. Abbiamo fatto secondo me un buon secondo tempo fino al gol di Kane. Poi al gol di Kane ci siamo troppo abbassati. Ripeto, bisogna fare molto di più di così. Vinciamo 1-0. Non era facile, ragazzi. Non era facile vincere oggi, però con un arbitraggio anche, permettetemi di dire, osceno, perché veramente sono viste le cose veramente oscene, ragazzi. C'è un fallo netto su Di Maria e da lì è andato un contropiede molto pericoloso del Verona con Verdi, che ha fatto una partita molto molto buona. Palla per Lasagna, Szczęsny capisce tutto. E nulla, ragazzi, questo video finisce qui. Io spero vi sia piaciuto. Andiamo a 44 punti. Ammetto che quando il Verona stava spingendo avevo paura che finisse male, però ripeto, andiamo a 44 punti. Bene così, ragazzi. Bene così. E nulla, ci vediamo in un altro video. Però bisogna fare di più. Inutile stare a girarci intorno. Bisogna fare di più.